Presidente, un saluto al Governo. Mi permetterà, Presidente, di rivolgere il mio saluto e la mia solidarietà alla collega Ester Mieli per l'attacco ricevuto questa mattina durante un'intervista alla radio. Un giornalista si è permesso di eccepire sulle origini culturali e religiose della nostra collega. Spesso succede che chi si imbatte nei confronti di una donna non ne esce bene, ne esce malconcio, ma guai a sfidare una donna di Fratelli d'Italia. Quindi grazie Esther per la capacità che hai avuto di saper rispondere. Andando a parlare del DEF, in particolar modo andando a rispondere alle accuse che ormai sono diventati petulanti e che hanno contraddistinto audizioni, articoli di giornale, interventi sul fatto che il quadro tendenziale non sia un quadro programmatico. Per definizione un quadro tendenziale non è un quadro programmatico. Le motivazioni sono state espresse e ripetute più volte, ma dovrebbe bastare il fatto che si stanno riscrivendo le regole della contabilità dell'Europa e quindi sarebbe ridicolo oggi applicare oggi delle regole vecchie a un sistema nuovo che si va rinnovando. E il piano fiscale strutturale di medio termine che vede la scadenza del 20 settembre farà luce su tutto quello che avete chiesto in quest'Aula e che avrà le giuste risposte. Ma badate bene, ci sarà una nuova Europa dopo l'8 e il 9 giugno, e quella nuova Europa scriverà delle regole che sono nettamente meno penalizzanti nei confronti della nazione Italia, quelle regole penalizzanti che vi hanno visto nel tempo abbassare costantemente la testa. E andiamo un po' a qualche numero: PIL più 1% nel 24, 1,2 nel 25, 1,1 del 26, un PIL sostenuto dal PNRR e dagli interventi fiscali, il taglio del cuneo e il mantenimento delle aliquote. Stanziamento senza precedenti, lo diceva il collega Zaffini, stanziamento senza precedenti nelle prossime annualità per quanto riguarda la sanità, la conservazione del taglio del cuneo e delle aliquote IRPEF. Qua parliamo di fatti, di numeri e non di propaganda, quella che ormai avete acquisito come modus operandi dopo che avete nel tempo condizionato pesantemente l'economia non soltanto dei vostri governi ma anche di quelli che hanno succeduto voi. Sul superbonus mi permetterete, è stato detto di tutto, ma la schizofrenia e il modo stucchevole che ho avuto modo di ascoltare in quest'Aula essere la posizione rappresentata dalla minoranza veramente mi ha fatto rabbrividire. Siamo passati da posizioni di esponenti della minoranza che hanno difeso e che difendono strenuamente la misura del superbonus con orgoglio, con gioia rispetto ai risultati ottenuti, a chi ormai prende le distanze rispetto a una misura che non vogliono più sentire appioppata nei loro confronti e avvicinata ad alcune bandierine partitiche, fino alla critica del presidente Monti. Presidente, si rende conto cosa accade quando si dà ragione al centrodestra o quando non si attacca al centrodestra? Si viene criticati e quindi è toccato anche a lei. È toccato anche a lei. Abbiamo avuto la possibilità di verificare come il deficit che era stato prospettato per il 2023 in una percentuale, in un rapporto del 5,3, è stato stimato al rialzo per un 7,2, aggiornato da Banca Italia e da Istat a 7,4. Questi sono numeri dopo che Banca Italia, Istat, l'Ufficio parlamentare di bilancio affermano alcune verità sul superbonus. Certamente non possiamo più omettere di aprire una riflessione da questo punto di vista. E ve lo dice chi non è stato mai uno strenuo oppositore dell'idea superbonus, ma dell'applicazione sì, perché le misure shock esistono, in particolar modo nei momenti di difficoltà economica,
ma prevedere delle misure a debito senza un tetto di spesa, così come è stato fatto sul superbonus, è criminale ed è questo che stiamo pagando e continueremo a pagare per i prossimi anni, tanto è vero che quando finirà l'effetto superbonus verranno fuori i dati reali di un'economia che porta a un ribasso del debito pubblico e un ribasso del deficit. Ed allora è finito il tempo del tutto gratis, è finito il tempo dell'assistenzialismo, è finito il tempo del reddito di cittadinanza, è finito il tempo della costruzione e ricostruzione gratuita su tutto. Ormai il libro dei sogni non c'è più, c'è un governo che parla chiaro all'Europa, che assume un livello di responsabilità che sta dando credibilità a tutti noi, a tutta quella nazione che oggi aspetta un sussulto di orgoglio da parte di un governo che deve riscattare un'immagine negativa di un paese che nel tempo non ha brillato in credibilità. E si parlava prima di una nuvola, diceva il sottosegretario Freni, di difficoltà che hanno costellato e che stanno costellando il nostro percorso. Due guerre, super bonus, il patto di stabilità, la nuova regola di contabilità che l'Europa ci chiede. Bene, noi abbiamo avuto queste tempeste lungo il nostro percorso, ma Darwin diceva chiaro che è destinato a vincere non chi è più forte o più intelligente, ma chi ha la capacità di adeguarsi al cambiamento. Ebbene, noi abbiamo avuto la capacità e stiamo avendo la capacità di adeguarci a tutto quello che di negativo avete combinato voi e sta succedendo nel mondo. Oggi c'è un governo responsabile. Vado a conclusione, caro Presidente. Noi non siamo quelli che si lamentano del vento, ma siamo quelli che aggiustano le vele. Siamo quelli responsabili, siamo quelli che stiamo lottando per favore, con l'Europa. Caro Presidente, grazie. Se mi garantisce di poter concludere. Meno brusio, prego, non ho tempo, ce l'hai ancora. Grazie Presidente, siamo quelli che stiamo lottando per costruire un'Europa che detti delle regole meno penalizzanti per il sistema Italia. Gli italiani lo stanno capendo, lo hanno capito, continuano a darci fiducia, lo hanno fatto in Regione Abruzzo, lo hanno fatto in Basilicata con il rinnovo del governo di centrodestra. Permettetemi un saluto e un ringraziamento al collega Rosa per la grande attività svolta. Riconoscendo il lavoro svolto dal MEF, dal sottosegretario, dagli uffici, da tutti coloro che con difficoltà si stanno barcamenando in questo momento di difficoltà, e auspicando che con Giorgia Meloni l'8 e 9 giugno in Europa andremo a scrivere regole nuove a beneficio di un territorio nazionale che non merita più di essere mortificato, dichiaro il voto favorevole rispetto alla risoluzione firmata e proposta dai gruppi di maggioranza.